E benvenuti tutti ragazzi a questo nuovo appuntamento con SmackDown vs Raw 2006. E ora ragazzi siamo alla parte della Royal Rumble, quindi vediamo come va. Via! E buona visione, lasciate like, mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi al canale. Lui della Rumble. Yes, I see what you mean, Coach. I must admit his behavior has been a bit strange lately. Thank you for coming here tonight to bring that to my attention. You wanted to see me, Vince? Yes, thank you for coming to see me. I wanted to take this chance to compliment you on your hard work so far this year and let you know that it has not gone unnoticed. The matches you've competed in over the last few months have helped to determine your entry number into one of the greatest matches in sports entertainment, the Royal Rumble. As you know, the Rumble takes place in 2 weeks, and tonight's match is your last chance to improve your entry number. And it must be your lucky day, because Mr. McMahon, in his infinite wisdom, has come up with a typically brilliant plan to give you a choice of matches. You see, if you're fairly happy with your current number, you can compete in an Iron Man match tonight. When it's over, your opponent's number of pinfalls or submissions will be subtracted from yours. The resulting number will be added to your current entry number. So, if you score 3 points and your opponent scores 1, your entry number improves by 2. But if it's the other way around, your number falls by 2. Or if you prefer to take a big risk for a big reward, you can compete tonight in a triple threat match against the number 1 and number 30 entrants. Win that match, and you'll get to enter the Royal Rumble last at number 30, which gives you a huge advantage. If you lose the triple threat, however, you'll enter at number 1 and have to face 29 other superstars in order to win. I love it. That's sheer genius, Mr. McMahon. Take it under advisement for a minute. Let me know which match you want to compete in tonight. Keep in mind that the higher your entry number, the later you enter the Royal Rumble, and the better your chances. Beh, ovviamente vado col Triple Threat match, così almeno entro per ultimo, no? Poi nei match a 3 vale tutto, quindi direi che il mio match è ideale per usare un tipo di arma. Ok, devo vedermela con Shawn Michael e Muhammad Hassan. Ok, direi che fra questi tre Shawn Michaels potrebbe essere quello che mi dà più difficoltà. Ecco, appunto, è anche apparso. Mentre Muhammad Hassan non lo considero per niente. Comunque già una volta ho provato a fare questa cosa della Rumble e ho fallito. Here comes a man who's currently scheduled to enter the Royal Rumble first. He's got a great opportunity to jump all the way to number 30 if he can win this triple threat match. He can definitely use an upset win here tonight. Otherwise, he's got to hope for a miracle at the Rumble. Ok, non hanno niente da dire i due commentatori, andiamo avanti. I wonder what he did to make Mr. McMahon angry enough to put him in a match like this. His number 30 entry spot is at stake. I have no idea, Keith, but it wouldn't be the first time he's found himself in Mr. McMahon's doghouse. That's for certain. More guts than brains, JR, but you never can tell.
Superstars have entered at number one and won the whole thing, and others have come in at number 30 and been tossed right over the top rope. Ok, raga, piccolo quiz. Questa colonna sonora di entrata di chi è? Bene, cominciamo lo scontro. Comunque, come ho detto, ho provato qualche giorno fa, anzi qualche mese, parecchio, a continuare questo capitolo, ma ho detto l'altro e era malissimo, allora ho rifatto. Per fortuna non avevo salvato. Allora, ecco, voi piccatemi che io me ne vado. Insomma, ho già pensato di fare la mia sesta mossa. How much punishment will these superstars be able to withstand tonight? I don't know, JR. Ecco, picchiatevi. Questi match, raga, meglio stare sempre in disparte e approfittarne all'ultimo. Vabbè, tanto. Ma com'è che si... Ah, ecco, col quadrato. Fai un po' di armi in giro. I think these superstars are putting on one hell of an exhibition here tonight. What's your favorite part of it so far? I don't think it's happened yet. My favorite part of the match would be when you certo quit. Una cosa che vorrei tanto keep your words soft and sweet because e vedere dei remake di questi titoli della Play 2 su queste sono 4. Almeno così si potrebbero fare i trofei anche di queste sono 4. Vabbè, approfitto da dietro. He reversed it. Uso la tattica dell'opportunista. So come on, JR. Just between you and me. Who are you pulling for in this matchup? I'd like to see a clean victory by a superstar with a lot of heart. Dai, guarda, aiutami. And a lot of intensity. Who puts on the best performance possible for the fans, King. Che qui fai le combo, aiuta. Here he goes, up the turnbuckle. This could be really good or really bad. L'ho mancato di sicuro. Looks like things have quieted down here a bit, JR. Well, you can be certain that won't last long, King. That's for sure. I haven't seen the superstar yet who goes down without a fight. Ecco, vattete all'angolo, va? These fans can't stand it when he does this, JR, but I think it's great. He's sure not gonna win over anche se dovete creare la resistenza. But I don't think that bothers him too much, quite frankly. Sapete che sabato potevo comprarmi il gioco quello del 2015, ma mi sono completamente dimenticato di prenderlo. Poi era 5 euro. Quindi era un prezzo ottimo. Vabbè. Volevo anche prendere un altro gioco, ma non sapevo se avevo già o meno. Ho preso solo un manga che potete vedere sul mio sito di Instagram. Muhammad Hassan makes me sick. Ovviamente, ragazzi, alcuni di voi non mi seguono su Instagram, venite a vedere e a seguirmi anche, lì. Ok, voi combattete, che intanto io posso vedere. Ecco, sono Michael Statene lì, appunto quello lì va. Poi se non sbaglio una volta c'era anche dai vari con lui, che fra i due mi sembra che dai vari poi ha fatto anche meglio, Oh no, I don't like the look
Vabbè, poi come ultimo ci siamo beccati Team Mal, che ha fatto meglio di tutti e due insieme, che come è riuscito ad aiutare il campione. Almeno una cosa l'ha fatta. Comunque, ecco qua il mio Instagram, dove posto varie cose. Vediamo se riesco a beccare uno dei due. Ora mi lancio. Volo! No, niente, non ho beccato nessuno. You ever think you'd be watching these superstars compete against each other here tonight, JR? I had a feeling their paths would cross sooner or later. Il che quello da schierare è Hassan. Me too. It almost makes it worth having to sit next to you and listen to those corny expressions of yours. What the heck is a government mule anyway? It's what you get beat like. We're in the middle of a slobber knock. And if you don't have the guts to stick around, you might run like a scalded dog with a case of the liver tank. All right, enough! Peccato non aver usato neanche un'arma. Non si sa mai che sbaglio e faccio e perdo. Meglio aspettare che gli altri le usano le armi. Così più vantaggioso per me. Did you see that? Ring the damn bell! You can't let somebody get away with that! I don't think the ref saw it, JR! Vai, prendilo, prendilo! Te l'ho preparato apposta! Ti parla no, per schieramento! Questo basta. I can watch these superstars go at it all night, JR. So can I, Keen, but all good things must come to an end. Let's just hope no. It just doesn't end too soon. My God, look at the damage that has been inflicted here. I don't care who he thinks he is, he can't take much more of this. Eh no! Bella combo! Grande stomp! Ok, io vado fuori. Oh, here we go! What a jerk! How about continuing the match? Facciamo proprio la mossa. Vai, piccolo, menalo! There may not be King. They may well annihilate each other here tonight. Oh no! This is terrible! You can't let your opponent build this kind of momentum! Well, all I can say is someone's been eating their vitamins and saying to the submission is locked in! This could be huge! Oh my gosh, JR! Fuori dalle palle, dai! Sì, vabbè, mi sono squalizzati, che cavolo. Al massimo tipo una doppia mossa finale. I wonder how far these superstars are willing to go to get the win here tonight. As far as it takes, King. We've seen them put their bodies on the line time and time again. And I'm sure tonight will be no different. This is a mistake, JR. Everyone knows that overconfidence. Direi che c'è una doppia mossa finale. But all I see is a very confident superstar who's got everything going his way. He sure is, JR, and I think he's all of that finisher. These fans love confidence in their superstar, and that's just what they're seeing from him here tonight. Well, he can do this until the count's over. Okay, questo non è nei piani. Vabbè. Intanto che poi loro due combattono, io mi riprendo. Non è un problema. Any predictions about the outcome of this match? Oh no. Every time I make a game. And there's the cover!
Ok, direi che ora è il momento giusto. Eh no. Infatti mi schierai vincere, va? Perché sono tutti due a terra, il momento, dai. Uno, due, tre, dai. Ecco fatto. Here's your winner, the superstar. Comunque la musica è quella di Randy Orton agli inizi, se non avete indovinato, scrivendo nei commenti. Ok ragazzi, direi che questo episodio può finire qui e ci rivediamo alla prossima. Ciao!